Una cosa che sorprende è che tra tante contraddizioni nel regno dei Borbone qualcosa di moderno si muove, e anche velocemente. È il treno. In effetti la prima linea ferroviaria italiana è nata nel regno dei Borbone. Collegava Portici a Napoli. Colpisce pensare che la prima galleria ferroviaria del mondo sia stata realizzata nel regno delle Due Sicilie. Ma non deve stupire. In effetti sono tanti i primati tecnici raggiunti durante il regno di Ferdinando II. A Napoli viene installato anche il primo telegrafo elettrico italiano. A Capodimonte nasce l'osservatorio astronomico e sul Vesuvio quello sismologico e quello meteorologico. Erano i primi nel nostro paese. A Napoli viene installata la prima illuminazione a gas in Italia. Era la terza in Europa dopo Londra e Parigi e contava 350 lampade. A distanza di qualche anno, a Capodimonte, venne realizzato anche il primo esperimento italiano di illuminazione elettrica delle strade. Un grande fiore all'occhiello del regno dei Borbone era anche la sua flotta, creata dai famosi cantieri reali, primi nel Mediterraneo e quarti nel mondo. Nel 1818 la flotta borbonica si dotò della prima nave a vapore costruita in Italia, la Ferdinando I. Collegava Napoli a Palermo in appena 18 ore, pochissimo per l'epoca. Poi arrivò anche il primo transatlantico che collegava Palermo a New York. Si chiamava il Sicilia. Era un moderno piroscafo ad elica con tre alberi. Il regno delle Due Sicilie sta giungendo alla sua fine. L'11 maggio 1860 i Mille sbarcano a Marsala e risalgono trionfalmente la penisola. Anche Napoli sta per essere trafitta. Molti avvenimenti stanno per accadere nel regno dei Borbone. Si sta chiudendo un'epoca. Il reddito delle famiglie crolla e subentra rabbia e frustrazione. La crisi economica alimenta il brigantaggio che assume proporzioni da guerra civile. Sono più di 350 le bande che operano nel meridione e che richiedono l'invio addirittura di 120.000 soldati nell'arco di 10 anni. Moriranno uccise nella repressione decine di migliaia di persone. La luce ormai si spegne. Tutto sta cambiando. Comincia un periodo difficile che ancora continua. Di quella stagione intensa, ricchissima di creatività e fermenti culturali, sono però rimaste grandi testimonianze, quelle che oggi vengono conservate e che rappresentano un patrimonio che non andrà perduto. Sono i gioielli d'arte e di architettura che abbiamo potuto visitare stasera.